Omicron 4 e Omicron 5, colpevoli dell'incremento dei positivi al Covid di queste ultime settimane, hanno presumibilmente i giorni contati. L'ultima sottovariante al virus, identificata in India e segnalata in diversi paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, già è pronta infatti a prendersi l'esclusiva sui contagi, annunciandosi come altamente infettiva, anche tra vaccinati e guariti, per il gran numero di mutazioni che la caratterizzano. Alle prese col suo milione di positivi accertati, che con Omicron raggiungerà il suo picco presumibilmente per la fine di luglio, anche l'Italia dunque si prepara a fare i conti con l'ultima sottovariante. Professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti, cosa ci dobbiamo aspettare? Ormai sappiamo che arriverà, questo non ce n'è una che non sia arrivata. Sappiamo che la distanza tra una variante e l'altra è sempre più breve, sappiamo che sono sempre più infettive. Sappiamo che teoricamente sono meno aggressive, anche se poi lì entra in gioco il fatto che abbiamo il 90% della popolazione vaccinata, però se il ceppo di Wuhan aveva una mortalità di 1 su 100 e questi ultimi ceppi di 1 su 1000 sono meno aggressivi, ma se infettano più persone alla fine il numero assoluto rischia di rimanere simile. Quindi diciamo che noi adesso abbiamo purtroppo più ricoveri e più morti dell'anno scorso. Sarà un momento delicato capire in autunno cosa succederà. Si diceva all'inizio che prima o poi nell'evoluzione di questo virus si sarebbe arrivati semplicemente magari un virus banale tipo quello del raffreddore. Quello che è la novità della storia di questo virus, che è, muta molto, e poi per come è il mondo globale, nel momento in cui muta in India ce lo ritroviamo dopo due giorni qua. Quindi mentre nella storia naturale dei virus poi diventava una certa variante endemica in una certa popolazione, adesso ogni variante che esce diventa pandemica, quindi sì, prima o poi arriveremo a quello, ma per arrivare a quello dovremmo avere i vaccini che funzionino contro qualsiasi tipo di variante, però bisognerà vaccinarsi. Si stima che il numero dei contagi in Italia, che in questo momento è accertato al di sopra del milione, sia molto molto più alto, e tutto questo anche per test fai da te, e c'è chi propone l'abolizione del test casalingo. Allora, è chiaro che il test fai da te ci dà due problemi. Primo, la sensibilità bassa, anche perché quando uno si fa il tampone da solo è difficile poi che vada così tanto in profondità, e quindi falsi negativi. Secondo problema è che i positivi non si denunciano, però questa sottostima secondo me non cambia tantissimo lo scenario, perché già il fatto di sapere che pur sottostimando noi abbiamo più infetti dell'anno scorso ci dovrebbe far dire che un problema c'è. Quindi è uno strumento utile come autodiagnosi per non caricare soprattutto i laboratori. Poi però sarebbe opportuno che chi è positivo chiamasse il medico e dicesse sono risultato positivo al test. I test vanno divisi nel concetto di screening e nel concetto di diagnosi. Nel concetto di screening noi possiamo permetterci qualche falso negativo, nel concetto di diagnosi no. Gli anziani, i fragili, gli operatori sanitari, su quelle categorie non possiamo permetterci di sbagliare nella maniera più assoluta. La situazione dopo 2 anni e mezzo è diventata paradossalmente più complessa, perché abbiamo tantissime variabili che prima non avevamo. Prima avevamo da una parte un virus e dall'altra il tampone molecolare. Adesso abbiamo diverse varianti del virus, diverse condizioni dell'ospite, diverse tecniche diagnostiche, e quindi diventa un pochettino difficile interfacciare tutti questi dati e avere un quadro chiaro. Noi eravamo stati molto disciplinati ad altri stadi. Adesso è proprio liberi tutti, e chiaramente quello contribuisce. Io ho visto sul lungomare di Pescara dei beach party che erano proprio un inno all'infezione, assolutamente.